Bentornati sul canale ragazzi, oggi lavaggio a secco con waterless wash di Mafra Maniac Line. Laveremo questa meravigliosa creatura, un'Alpina 110 GT, una macchina precisissima, non troppo rigida, che ti permette di giocare molto con i trasferimenti di carico. Nella sua dotazione orange lava, arancio lava, la possiamo lavare anche sotto il sole. Ebbene sì, questo prodotto è rivoluzionario, vi farò vedere come in un'unica soluzione potremo avere l'auto pulita anche in assenza d'acqua. Però ragazzi, prima di cominciare la metto in moto e vi faccio sentire come suona. Che emozione ragazzi, l'ho guidata ieri per la prima volta e sono rimasto colpito, ve lo giuro, colpito. Più ci prendiamo cura delle nostre auto, più sarà facile il processo di manutenzione. In questo caso, come potete vedere, l'Alpine non è sporchissima. Il waterless wash io consiglio di usarlo quando la macchina sì è sporca, ma non troppo. Ci sono degli insetti da rimuovere perché lei ha fatto qualche chilometro in autostrada, quindi partiremo da insect remover e poi cominceremo con il waterless wash e i nostri panni in microfibra. Questi sono gli step che dovrai seguire. Cominciamo con Insect Remover, che rimuove lo sporco ancorato e gli insetti che si appiccicano al parabrezza, al muso della macchina, sono fastidiosissimi. Passeremo poi al waterless wash, il lavaggio senza acqua, utilizzando i nostri panni. Vi farò vedere la tecnica, è molto importante la tecnica per non graffiare l'auto. Verrà diluito ovviamente in base allo sporco, la diluizione basica è 1:10. Dopodiché passeremo ai nostri vetri con il glass cleaner e degreaser, tutti i vetri della macchina, entreremo dentro, faremo un bel lavaggio sempre a secco con i panni, con l'interior cleaner purifier, termineremo con la ciliegina sulla torta con il nostro all around plastic protectant, dove andremo a fare il dressing degli pneumatici che sono invernali, fa un caldo pazzesco, non ne trovo molto il senso, sono anche bruttini, questa con la gomma estiva è più bella, però un bel dressing anche alle invernali non fa male. Cominciamo? Cominciamo con Insect Remover. Le proteine e gli enzimi degli insetti che si attaccano alla nostra carrozzeria col tempo potrebbero danneggiarla e lasciando anche delle macchie permanenti. Lo applico, lo spruzzo, lo lascio agire 30 secondi e poi rimuovo lo sporco con il panno. Meraviglioso, gli insetti sono completamente spariti anche dalla targa che si attaccano con più tenacia lì. Ora passiamo al waterless wash. Andiamo a diluire 1:10 perché la macchina non è troppo sporca. Nei casi in cui la macchina fosse più sporca facciamo 1:5. Con il waterless wash ragazzi devo essere abbondante, devo creare proprio un bel film di prodotto sulla carrozzeria per andarlo poi a rimuovere evitando graffi. Facciamo solo la prima metà del cofano e la prima metà del paraurti. Con questo prodotto possiamo fare anche i cerchi, lo vedremo dopo. Panno asciutto e pulito, consiglio di usarne più di uno, anche 2, 3, 4, dipende da quanto è grande la macchina. Ora attenzione signori, perché l'azione che dobbiamo fare è importantissima per evitare graffi. Andremo a posizionare il panno e faremo uno swipe dall'alto verso il basso, andando pian piano ad alzare il panno in questo modo per catturare lo sporco e per portarlo via. Gireremo il panno e faremo un altro swipe girando il panno su se stesso in modo da portare via lo sporco. Facciamo gli sportelli utilizzando sempre la stessa identica tecnica. Come potete vedere sto lavorando sotto al sole, il waterless wash ci permette di fare questo lavoro sotto la luce e
ricordatevi comunque, signori, di cambiare il panno più volte, soprattutto dopo aver fatto le parti più basse della macchina, dove c'è molto più sporco. Ad ogni modo, diamo un'occhiata al nostro panno. Quando diventa sporco lo dobbiamo cambiare. Nuovo panno, così possiamo fare anche i vetri. È un prodotto col quale fai tutto, questa è la grande comodità. Io spesso faccio i test drive delle macchine in montagna, partiamo che sono pulite, arriviamo su che sono conciate male, tutti gli insetti, lo sporco dell'autostrada. E dopo ti dispiace perché devi fare le foto, devi girare i video, no? E le vuoi vedere perfettamente pulite. Con il waterless wash io ho risolto. Me ne sono portato 3 barattoli e devo dire che... Ma poi senti che seta lascia proprio una carrozzeria e i vetri lisci, lisci, lisci di seta. Il panno scorre da Dio. Sempre abbondante. Lo abbiamo diluito 1 a 10, quindi il barattolo è grosso. Ne sprechi veramente poco. Sempre il gesto di swipe, portando il panno verso sopra, girando il panno su se stesso. Quando vediamo che è un pochino sporco, lo giriamo dal lato pulito e continuiamo con la nostra azione di pulizia. Bene, carrozzeria pulita, andiamo sui cerchi. Raggio per raggio. Santa pazienza, il panno qui si sporcherà molto, no worries, assolutamente giusto e corretto. Ma che vogliamo fare? Vogliamo andare in giro con i cerchi sporchi? Con un Alpina 110 GT? Se fosse stata la versione ROS, allora pure un po' sporca, ma la GT no, la GT deve essere perfetta. Fa un caldo, mi sono tolto la felpa. C'è la maglietta officina del pilota. Bene ragazzi, ora passerò al dressing per gli pneumatici con All Around Plastic Protectant. Lo agito prima dell'uso, utilizzo il mio tamponcino e vado a fare il dressing degli pneumatici. Questo prodotto funziona benissimo anche per i passaruota. Guardate com'è tornato bello nero. Molto bello questo cerchio, devo dire. Allora, per essere ancora un pochino più pignoli, voglio trattare il parabrezza. Lo voglio sgrassare un pochino e lo voglio rendere ancora più brillante. Glass, cleaner e degreaser. Stavolta utilizzo il panno grigio, che è adatto per i vetri, ma anche per gli interni, che andremo a fare tra poco. Spruzziamo il prodotto sui vetri attraverso questo trigger qua, che determina la quantità di prodotto erogata. Questo non lascia aloni, funziona da Dio. Ecco qua. Guardate che bello, mi posso specchiare dentro questo parabrezza adesso. Ragazzi, ricordatevi sempre di fare i vetri dentro e fuori, ovviamente. Ora, questa macchina è rivestita di Alcantara. Ci sono delle parti in pelle, bellissimi questi sedili. Di nuovo Alcantara. Per cui io andrò molto delicatamente sulle parti plastiche con l'interior cleaner purifier, magari anche sulle pedane, sugli interni porta. Ne ho spruzzato un pochino sul panno e vado a rimuovere lo sporco. Ce n'è poco, devo dire, la macchina comunque internamente era abbastanza pulita. Però, opla, questo purifica anche questo prodotto. Qui è pieno di ditate, per cui funge molto bene. Vedi qui tutti i vari bottoncini, drive, neutro, retromarcia, lo start and stop, i finestrini, ecco. Diamo una bella passata con il panno, che è molto morbido, adatto per gli interni. Le bocchette dell'aria in carbonio e poi gli interni degli sportelli. Con molta dolcezza. Stiamo parlando di una macchina da circa 78.000 euro. Faccio anche il battitacco e le guarnizioni degli sportelli. Eccoci qui all'interno di questa magnifica automobile. Come avete potuto notare, constatare, siamo riusciti a lavare una macchina a secco, una macchina anche molto prestigiosa, è venuta molto bene secondo me.
ricontrollatevi tutti gli step del video, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e andate a vedere qui sotto in descrizione il link che vi lascio con il mio codice sconto su tutta la gamma dei prodotti Mafra Maniac Line. Per oggi è tutto ragazzi, lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io me ne vado a fare un bel giretto, che ne dite? Ciao!